I fossili, tracce antiche di un passato remoto, sono stati studiati dagli scienziati per secoli. Ogni specie scoperta ha dietro di sé non solo il fascino dell'animale a cui appartenevano una volta i resti, ma anche la straordinaria storia in cui questi sono stati portati alla luce. Spesso siamo abituati a immaginarci i paleontologi come delle sorta di Indiana Jones, però di avventurieri sempre pronti all'azione e ovviamente uomini. Noi di Lucy, dunque, abbiamo deciso, per celebrare insieme la festa della donna, di parlarvi di alcune delle scienziate più importanti che hanno lavorato allo studio dei dinosauri e non solo. Alcuni dei reperti più importanti della paleontologia, infatti, sono stati scoperti proprio da donne. Seguiteci allora attraverso la loro storia, per capire come hanno rivoluzionato il nostro modo di vedere la preistoria. Il nostro viaggio ha inizio nelle fredde coste dell'Inghilterra, durante il lontano 1811. È proprio tra le rocce di questo luogo che un giovane del posto fece una scoperta sconvolgente. Trovò il cranio di un misterioso rettile preistorico. Incuriosito dall'inusuale ritrovamento, il ragazzo portò il fossile a sua sorella, allora dodicenne. Quella ragazza era Mary Henning, colei che avrebbe rivoluzionato l'intera storia della paleontologia. Il luogo di provenienza del cranio era Lyme Regis, una nota località balneare, le cui rocce risalgono addirittura all'inizio del periodo giurassico, circa 200 milioni di anni fa. L'abbondanza di resti fossili in questa regione era nota da anni ormai, tuttavia spesso i reperti venivano attribuiti a bizzarre lingue di serpente o ad artigli di demoni. Fin da bambina, Mary era abituata a cercare fossili e quando il padre morì, lasciando la famiglia in povertà, il commercio dei reperti si rivelò una delle poche attività possibili per racimolare qualche soldo. Affascinata dal ritrovamento del fratello, un anno dopo Mary riuscì a portare alla luce l'intero scheletro dell'animale, diventando protagonista dei pettegolezzi degli abitanti locali. Si sparse in fretta la voce che la giovane avesse trovato le ossa di un mostro e circa 6 anni più tardi le dicerie destarono l'interesse di alcuni scienziati. Inizialmente attribuiti ad un coccodrillo, i fossili scoperti da Mary vennero classificati poco dopo come rappresentanti di un nuovo genere di rettile marino, Ichthyosaurus, uno degli animali preistorici più famosi di sempre. Le ossa di questo curioso animale, simile ad un delfino, sono state infatti tra i primi resti completi di un rettile preistorico ad essere stati scoperti e i primi in assoluto ad essere stati descritti scientificamente. Questo permise a Mary di guadagnare un minimo di notorietà nella comunità scientifica e di potersi dedicare con maggior tranquillità alla ricerca di fossili. Alcuni dei più importanti, per esempio, li portò alla luce nel 1823. Pare infatti che durante quest'anno Mary scoprì un altro tra i rettili marini più celebri, Plesiosaurus, il famoso rettile dal collo lungo. L'esemplare era talmente grande e così ben conservato che attirò l'attenzione persino dello zoologo francese Georges Cuvier, il padre fondatore della paleontologia. Inoltre, fu una delle prime ad occuparsi dello studio dei coproliti, ovvero le feci fossilizzate. Nonostante i rischi, Mary riuscì a portare alla luce decine e decine di fossili, molti dei quali finirono esposti tra le più importanti collezioni dei musei, guadagnandosi l'ammirazione di molti scienziati del suo tempo, come Richard Owen, il creatore della parola dinosauro. Tuttavia, moltissimi altri esperti ignorarono totalmente i contributi di Mary per la scoperta di queste specie. Per esempio, il chirurgo Everett Home, in diversi articoli in cui parlava del primo scheletro di Ichthyosaurus, non menzionò mai il nome della sua scopritrice. Anzi, attribuì la minuziosa pulizia e identificazione del fossile al personale di un museo locale. Malgrado le sue numerose scoperte, la tenacia e la curiosità, Mary fu sempre considerata un'intrusa. All'epoca, infatti, le donne come lei potevano solo lavorare in fabbrica o nei campi. Perciò non era assolutamente permesso a Mary di pubblicare le sue ricerche, per quanto si intendesse di fossili quanto la maggior parte dei paleontologi del suo tempo. Una sua cara amica scrisse a questo proposito: «Mary dice che il mondo l'ha sfruttata fino all'osso. Questi uomini di scienza le hanno succhiato il cervello, ottenendo un gran riconoscimento per la pubblicazione di opere di cui lei ha scritto il contenuto, senza ricevere nulla in cambio». Oggi la comunità paleontologica riconosce il valore delle scoperte di Mary Henning e le considera uno dei contributi più importanti per la storia della scienza. I primi fossili completi di rettili preistorici sono stati dissotterrati proprio da questa giovane inglese, ancor prima dei primissimi resti di dinosauro.
Senza le sue scoperte non avremmo potuto avere una prima idea del passato del nostro pianeta. Per ammirare la maggior parte dei fossili trovati da Mary, il Museo di Storia Naturale di Londra ha allestito un'intera ala dedicata a lei, in cui è possibile godere, dopo tutto questo tempo, degli sforzi di questa donna straordinaria. Più di 2 secoli dopo la sua nascita, se si va a passeggiare tra le spiagge di Lyme Regis, è possibile trovare una statua in bronzo realizzata proprio in suo onore, che scruta, con lo stesso sguardo curioso, le coste dove un tempo Mary faceva le sue meravigliose scoperte. Ma Mary Anning non è stata di certo l'unica grande donna paleontologa. Prima di continuare, però, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, seguirci su Instagram e soprattutto iscrivervi a Patreon, dove a breve inizieremo il nostro nuovo podcast. Tutti i link in descrizione. Per scoprire la prossima scienziata, dobbiamo trasferirci dall'Inghilterra a uno dei luoghi più estremi della Terra, il deserto del Gobi, in Mongolia. È qui che in tempi più recenti un'altra delle più importanti paleontologhe della storia ha effettuato degli scavi sensazionali, Halszka Osmolska. Nata in Polonia nel 1930, durante l'inizio della sua carriera Halszka si dedicò principalmente allo studio dei trilobiti, ma fu durante gli anni 60 che cominciò il suo interesse verso tutt'altro genere di animali, i dinosauri. Tra il 63 e il 71, Halszka divenne capo di alcune delle spedizioni più sbalorditive della storia della paleontologia, dirette proprio nelle aride sabbie della Mongolia. Queste regioni, infatti, circa 70 milioni di anni fa, durante la fine dell'era dei dinosauri, erano ricche di ambienti davvero inusuali. Le formazioni rocciose prese in esame, la Jadokta e la Nemegt, erano come oggi luoghi aridi, alternati però da zone umide, che possedevano, a seconda della regione, foreste paludose o semplici laghi desertici. Dagli scavi effettuati dal team di Halszka emersero fossili dalla fama leggendaria, i mitici dinosauri combattenti, probabilmente tra i fossili più incredibili mai ritrovati. Si tratta di reperti unici nel loro genere, un esemplare di Velociraptor e uno di Protoceratops, un parente del noto triceratopo, morti insieme in una sorta di abbraccio letale. Un ritrovamento simile per la scienza è talmente raro che le probabilità di scoprire un fossile del genere è pari a quello di vincere milioni alla lotteria. Halszka contribuì alla descrizione di parte del reperto e poco dopo mise le mani anche su un altro mostro sacro emerso dagli scavi, le colossali braccia che lei stessa avrebbe attribuito ad un nuovo dinosauro fino ad allora sconosciuto, Deinocheirus. Halszka studiò i fossili con una sua collega, arrivando alla conclusione che le braccia in questione appartenevano ad un dinosauro teropode, ovvero la famiglia dei dinosauri predatori. Data la frammentarietà dei resti, fu difficile capire esattamente che aspetto avesse l'animale. Soltanto 42 anni più tardi, nel 2012, quando venne scoperto anche il resto dello scheletro, si scoprì che si trattava di uno dei dinosauri più bizzarri conosciuti. Un'altra specie molto famosa, descritta da Halszka, è senz'altro Gallimimus, il dinosauro corridore simile ad uno struzzo, comparso anche nel film Jurassic Park. I lavori di Halszka non finirono però qui. Di fatto, durante il restante corso della sua brillante carriera, divenne pian piano una delle più importanti autorità nello studio dei dinosauri teropodi. Contribuì persino alla stesura del The Dinosauria, probabilmente il libro più completo sui dinosauri ad essere mai stato scritto. La sua fama è talmente grande tra gli esperti del settore che sono stati classificati dei dinosauri in suo onore, come per esempio Halszka Raptor, un curioso teropode simile ad un'anatra battezzato dal paleontologo italiano Andrea Cau. Ciò nonostante, i media hanno sempre dato poco spazio a paleontologhe come lei. A causa dei film e dei documentari, lo stereotipo del paleontologo rimase quello del classico avventuriero, non valorizzando troppo ricercatrici come Halszka. Spesso e volentieri, dunque, le scoperte di Halszka venivano trattate nei libri e nei prodotti divulgativi, ma focalizzandosi semplicemente sui reperti e senza dare tanto credito a chi li aveva scoperti. La paleontologia, purtroppo, è piena di scienziate come Halszka che sono sempre state poco valorizzate dai media. Un esempio può essere Angela Milner, paleontologa inglese scomparsa di recente. È a lei che dobbiamo la descrizione di Baryonyx, un grosso dinosauro teropode munito di artigli a falce e di un muso allungato usato per pescare. Anche per quanto riguarda l'Italia, sono vissute paleontologhe di tutto rispetto. Una delle più celebri è forse la paleontologa sarda Ida Comaschi Caria.
Ida si è infatti occupata di importantissimi saggi per far comprendere al meglio lo straordinario patrimonio paleontologico della Sardegna, riuscendo addirittura a salvare numerosi fossili dai bombardamenti avvenuti a Cagliari durante la Seconda Guerra Mondiale. Degne sicuramente di menzione non sono soltanto le paleontologhe, ma anche le paleoartiste, che, specialmente negli ultimi anni, hanno realizzato opere stupende ritraenti la vita degli animali preistorici. Beth Zeichen e i suoi mastodontici murales sull'era glaciale, Emily Willoughby, specializzata in dinosauri piumati, o l'italiana Flavia Strani, sono solo alcuni esempi. Ovviamente, durante l'intera storia della scienza sono vissute tante altre donne che hanno contribuito in modo significativo a dare una visione sempre più precisa del mondo preistorico, ed è scontato che in un solo video non potevano essere elencate tutte. La bellezza del passato affascina chiunque, e con il passare degli anni continuerà a far nascere il piacere di scoprire a tantissime altre future scienziate e scienziati. Il nostro breve speciale finisce qui. Tutto il team di Lucy vi augura una felice festa della donna. E vi dà appuntamento al prossimo video. A presto!